Va bene, il vecchio adagio dice che tradurre è per dire, la ragione, la radice è un po' la stessa, no? E anche la domanda che si fa ogni traduttore prima di incominciare, fino a quanto, fino a dove posso tradire l'originale, l'autore? È la domanda che faccio sempre anche a ogni autore, a ogni traduttore che incontro, ma tu quanto hai cambiato nel tradurre? La risposta più onesta me l'ha data una giovanissima traduttrice dal francese che mi ha detto: beh, se un libro è bello, se è scritto bene, l'intervento del traduttore è al massimo dal 2 al 3, al, forse al 5%, ma se il libro è scritto male, se è un brutto libro, il traduttore arriva fino al 40% ad incidere. E questo un po' fa cadere le braccia. E magari spiega anche perché certi libri che in lingua originale non hanno un gran successo, poi hanno successo nella traduzione estera e poi magari ritornano in lingua originale tradotti dalla traduzione estera. È un po' un giro. Perché vedete che il mondo della traduzione di libri è un mondo molto strano, misconosciuto, non conosce nessuno, eppure è fondamentale per la letteratura. Pensate, noi ci vantiamo, no? Tolstoj è un classico. Certo, un classico, ma se non l'avessero tradotto, noi di Tolstoj probabilmente non avremmo mai letto nulla, a meno di non aver fatto corsi di russo presso Putin. E quindi tradurre e tradire, certo, a proposito di Tolstoj, l'ultima polemica sull'ultima traduzione in Audi, dove la traduttrice Diana Karenina, dove la traduttrice spoglia un po' l'autore e, ad esempio, evita le innumerevoli ripetizioni del nome soggetto, no? Rendendolo in un italiano certamente più godibile, ma facendo esplodere una polemica gigantesca, no? E Paolo Nori disse: non capisco il senso di correggere il Tolstoj come fosse un temino di terza media. Quindi l'opera del traduttore è sempre molto rischiosa. Se poi pensate di voler, di avere la presunzione, è davvero una presunzione grande, di trasportarlo, di tradurre, da una lingua che il vocabolario dei cani conta 800.000 lingue, in una lingua come la lingua cinese che ne ha a disposizione 10.000, è vero che Tullio De Mauro disse che la parlata quotidiana è fatta di 7.000 lingue. Però passare da una lingua di 800.000 lingue a una lingua di 10.000 lingue, è davvero una presunzione gigantesca. E davvero potrebbe rivelarsi un tradimento mortale per l'opera che si vuole andare a tradurre. No? E invece assolutamente no. È successo qualcosa di magico quando io mi sono messo a tradurre la storia di Tönkle, appunto dall'italiano di Rigoli Stern, che è un italiano classico. L'italiano di Rigoli Stern non ha nulla di oralizzante, che qualcuno ne possa pensare. Non c'è niente, non c'è oralità. Basta leggere l'incipit della storia di Tönkle, non c'è oralità nell'italiano di Rigoli Stern. La Treccani ci fa notare come l'inizio casato, spesso, molto spesso, e io sono andato a contarle le sigle. Molto spesso sono in endecasillabo, il più armonioso dei versi. E forse l'autore non era neanche pienamente consapevole, ma era consapevole del suono, e il suono arriva con l'endecasillabo ad essere perfetto. No? E quindi non c'è proprio niente di orale. E prendere una lingua così, una lingua classica, e portarla nell'antico cimbro potrebbe sembrare veramente un insulto all'autore. Invece è successo qualcosa di magico. È successo qualcosa di magico perché il protagonista, che potrebbe avere esattamente il titolo di questo progetto, un uomo tante storie nel suo confine, è anche Tönkle Winter, così, il protagonista della storia di Tönkle, è un uomo con tante storie, tantissime storie nella sua vita e nel suo confine. Prendere, tradurre la storia di Tönkle è stata come una forma di magia. Ma perché? Perché Tönkle Winter è un contrabbandiere inizialmente, ma è uno straordinario contrabbandiere della lingua cinese.
Mario Rigoni Stern è un meraviglioso contrabbandiere della lingua e della cultura cinese. Dentro la storia di Trilby, queste 109 pagine che sono l'odissea del popolo cinese, non è solo letteratura, diventa veramente storia dell'umanità. Dentro queste 109 pagine, Mario Rigoni Stern e Trilby contrabbandano la lingua cinese in maniera grave. Lo fa Rigoni Stern in maniera plateale, inserendovi gli inserti di canzoni, le strofe di canzoni, alcune famosissime, da Nazi of Thousand Jack, e dopo 4.000 anni che è la canzone natalizia del peccato di Adamo, oppure Scella Marzo, lui li inserisce e poi li traduce in nota. Lo fa mantenendo i toponimi cimbri. Nella storia di Trilby tutti i toponimi sono solo cimbri, dal Plata, Becca, Gelpa, naturalmente. A Sleghe, e lo fa in maniera coraggiosissima, dal titolo innanzitutto. Io non so come in Audi abbiano potuto permettergli un titolo, ma era in un esterno ovviamente, un titolo che non è italiano, che usa addirittura una grafia che non è italiana, perché c'è una O con l'umlaut che non c'è nella grafia italiana, c'è il De che è il diminutivo bavarese, il diminutivo cingolo. E lo fa mantenendo, e lo fa in maniera proprio coraggiosa, con delle locuzioni intere non tradotte. C'è questo passaggio in cui, dopo la fiera di San Matteo, Trilby Vintan, accompagnato da un giovane che aveva incontrato la fiera, sta salendo verso casa e parlano. A un certo punto Trilby Vintan gli fa, cito a memoria, so che non dovrei, l'ho segnato qui me lo stesso. Io ne ho viste tante nella mia vita, ma voi mandarchida, veramente cominciamo al posto di ferro, io ne ho viste tante nella mia vita, ma voi mandarchida ne vedrete molti di più. E non lo traduce mai per mandarchida. Io immagino un lettore italiano che dice, che cos'è mandarchida? Sì, certo, potrebbe tradurlo con figli miei, bambini miei, ma non è la stessa cosa, perché mandarchida è proprio quel cari miei, no? Che nella lingua cinese è proprio un avvertimento, è un avvertimento quando i nostri genitori volevano rimproverarci, lo usavano spesso, è un avvertimento, state attenti, no? Su quelle regge. E quindi è un continuo contrabbandare, e poi lo fa in una maniera più sottile ancora, quasi subliminale, rimanda continuamente all'antica lingua. Questa lingua che non ha mai avuto Stato, ma che ha avuto mille patrie. Perché laddove si parla cinico, diventa la patria, Kurmat. E quel termine tedesco di Heimat, che noi usiamo patria con l'italiano, che per fortuna il cinico ha conservato come Kurmat. E laddove si parla la lingua cinica, si torna a casa. E c'è l'episodio a Praga, dove appunto Trilby Vintan incontra il paesano Andrea Ragonat, no? E si chiudono nello studio di questo ufficiale per parlare la lingua cinese, loro due da soli, perché lì Andrea ritorna a casa. Con Trilby Vintan si trovano a Praga e sono a casa, sono da Cuba perché parlano la lingua. Perché la lingua cinese senza Stato, appunto, ma è laddove ci sono le persone che parlano. E quindi, e lo fa un'altra, nel tradurlo, mi sono sorpreso spesso e volentieri alla fine della pagina a farmi i complimenti. Io sono un po' presuntuoso, altrimenti non avrei iniziato questo lavoro e non avrei avuto il coraggio di venire qui oggi. E mi dicevo, hai scritto una pagina bellissima in cinico, un cinico mai sentito. Il cinico non è vero che non sia una lingua scritta, il cinico ha delle grammatiche, dei vocabolari che risalgono alla seconda metà del 600. Per le lingue, le grotte delle Alpi sono le prime. No? E non ha avuto una letteratura, non ha avuto una narrazione scritta in cinico. Io mi dicevo, hai scritto il più bel cinno che tu abbia mai sentito, Andrea. E poi dicevo, no, io caro, per quanto tu possa essere presuntuoso, non hai scritto proprio nulla. Perché mi accorgevo che
la mia lingua, la mia piccola lingua, aderiva perfettamente all'italiano di alcuni esterni. Quasi che la sintassi della storia di Turnley non fosse propriamente la sintassi italiana, ma fosse proprio questa via di mezzo tra la sintassi veneta, proto-veneta e il cinema, no? E questo è stato un miracolo, perché non ho dovuto fare niente. Per esempio, il traduttore tedesco, che io ho studiato molto prima di cominciare a tradurre, ha dovuto ricorrere spessissimo all'inversione di frase per dare senso a quello che stava scrivendo. Quindi ha tradito. Io ho avuto la fortuna di non tradurre nulla, semplicemente di ricopiare. Ho avuto la fortuna di non tradire, di non tradire. E come un archeologo con il pennellino, ho spazzato via la polvere dal mosaico meraviglioso che il Bonisterni aveva composto, l'ho spazzato via piano piano, e piano piano quella lingua che sta sotto questo libro è venuta a galla da sola. E la mia straordinaria presunzione, penso che forse fosse la lingua che Mato avrebbe voluto dare a Bonisterni, al suo libro. E c'è un passaggio, poi finisco, se non mi aggancio. C'è un passaggio meraviglioso in cui a un certo punto non si capisce più chi stia traducendo cosa. Ed è un passaggio, ve lo leggo brevissimo, non ho portato gli occhiali come sempre, però va bene, tanto lo so a memoria. È brevissimo, è un passaggio solennemente malinconico, oserei dire, non triste. Solennemente malinconico. La moglie del protagonista sta morendo. Chiamano il medico e il medico salì le scale e si accostò al letto, si fece avvicinare la lanterna, sentì il polso, poi il cuore posando l'orecchio contro il petto asciutto. Le guardò gli occhi, accostando ancora di più il lume. La fece sedere sul letto e ancora bussò e ascoltò il torace alla schiena. Non sentite il dolore, chiese. Ho solo freddo e un po' di debolezza, rispose. Che dice? Domandò il dottore, che era giovane e non capiva la nostra lingua, e Turnley tradusse. E allora le parole non sono quelle che scrive il Bonisterni. Ho solo freddo e un po' di debolezza, ma le parole sono quelle che ho scritto io e che sentiamo ripetere ai nostri letti che vogliono tranquillizzarti anche in punto di morte. Il Corriere della Gazzetta Fusta, il Pinazzo Dei. E quindi chi ha tradotto qui? No? Io ho usato esattamente le parole del protagonista, come se ne avesse ridato la voce originale al protagonista. E concludo con quello che a margine di un importante convegno su traduzione linguistica ebbe a dirmi Tullio De Mano, quando proprio con la storia di Tullio De Mano, questa, disse: lei, come di voi, ha scritto qualcosa che rimarrà, ha fatto qualcosa che rimarrà. È solo, oggi che la mia lingua ormai ha abbastanza ancora faticato, avere fatto qualcosa che rimarrà mi sembra una cosa emozionante, e come al solito mi faccio tradire dalle emozioni. Questo è... smancodes.com, e c'è l'audiolibro che funziona come funziona, forse si sente ma forse no, funziona come karaoke, per cui io leggo e le parole vengono evidenziate. Grazie e grazie ancora.